Oggi abbiamo dato esecuzione ad una misura cautelare emessa dall'autorità giudiziaria di Bari nei confronti di 82 indagati ritenuti responsabili di associazione finalizzata al traffico di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente, aggravata dal metodo mafioso, dalla disponibilità di armi e dall'aver favorito l'associazione mafiosa localmente denominata Società Foggiana. È una delle più importanti operazioni di contrasto alla criminalità organizzata di questo territorio, la Società Foggiana, appunto, per il numero di persone colpite dalla misura cautelare emessa dal giudice, perché abbiamo tratto in arresto i capi, gli organizzatori, i promotori, gli associati ed i contigui alle storiche tre batterie della società foggiana che costituiscono la società foggiana e per aver disvelato il sistema allestito dall'associazione mafiosa per gestire il monopolio del traffico di cocaina nella provincia d'Auna in analogia a quanto già l'associazione mafiosa fa in relazione alle estorsioni nei confronti degli imprenditori. Le tre batterie della società foggiana che sono in contrasto tra di loro hanno raggiunto un accordo per la gestione unitaria e partecipata del traffico di droga con la finalità di gestirne gli utili. In questo modo sono state organizzate delle riunioni per fissare delle rigide regole, la cui violazione comporta chiaramente delle pesanti ritorsioni perché nessuno può commerciare lo stupefacente senza il benestare e senza l'autorizzazione dell'associazione mafiosa, con cui è stato imposto il monopolio attraverso la forza intimidatrice che consente di immettere sul mercato locale una quantità pari a circa 10 kg di cocaina al mese. L'associazione governa le piazze di spaccio attraverso numerosi venditori che a loro volta si occupano dello smercio al dettaglio. Questi venditori sono suddivisi in liste a seconda della sostanza stupefacente che gli viene affidata per l'attività di spaccio. Vengono annotate le vendite su un vero e proprio registro della contabilità, dopodiché vengono raccolti gli utili che confluiscono e vanno ad alimentare la cassa che serve per la divisione degli utili e per sostenere gli associati detenuti e le loro famiglie.